Hai bisogno di perdonare Dio? Ti sei mai fatto queste domande riguardo a Dio? Dio sente le mie preghiere? Perché Dio lascia che la sventura colpisca la mia famiglia? Perché Dio non mi dà questo lavoro? Perché non sono ancora sposato? Dio è fondamentalmente buono e non cerca di manipolarti o di giocare con te. Allora perché a volte pensi così? Ci sono momenti in cui il tuo cammino nella fede è facile e altri in cui attraversi violente tempeste. Questi momenti difficili, anche se non li capisci, non cambiano la natura di Dio che è amore puro. La Bibbia dice: «Ma noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui». 1 Giovanni 4,16. Certo, hai il diritto di interrogarti, di fare domande a Dio. Lui è tuo padre. Nessuna delle tue domande o dubbi può disturbarlo o scioccarlo. Dio non è il mandante delle tue sofferenze e dei tuoi dolori. Al contrario, qualunque sia lo stato del tuo cuore, non allontanarti dal Padre. Dio ha fatto con te un'alleanza di grazia, speranza e amore, perché sei suo figlio. Non allontanarti da Lui oggi, ma cerca la dolcezza della Sua presenza. Vuoi fare questa preghiera con me? Padre, ti ringrazio perché hai progetti per me di felicità e non di infelicità, per darmi un futuro e una speranza. Grazie, perché qualunque cosa accade, la Tua grazia mi accompagna. Scelgo di fidarmi di Te. Tu mi ami, mi proteggi, mi difendi e anche quando non capisco tutto, Tu sei un buon padre per me. Amen. Se le tue circostanze sono avverse, non allontanarti da Dio oggi, ma cerca la dolcezza della Sua presenza. Grazie di esistere, Eric Selerier.